Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di oggi per quanto riguarda i campionati italiani, quindi Serie A, Serie B, Serie C. In questi giorni tantissimi video perché ci sono tantissime notizie, ovviamente. Quindi a questo punto partiamo subito con la Serie A perché ci sono diverse ufficialità in casa Bologna. E parliamo di una non conferma. Partiamo subito da qui perché Antov torna al CSKA Sofia. Stiamo parlando comunque di un difensore classe 2000 che torna comunque alla base perché è arrivato in prestito dalla squadra bulgara che tra l'altro ha giocato anche l'Europa League nel girone con la Roma, mi ricordo. Comunque torna quindi alla squadra bulgara dove comunque rimarrà la prossima stagione a meno che non verrà ceduto. Difensore che non ha convinto in questa stagione comunque in cui è stato il Bologna la società e quindi, ripeto, torna alla base. A questo punto però parliamo di due colpi, se vogliamo. Il primo è un riscatto comunque molto importante nel reparto difensivo, perché ufficiale comunque Soumaoro torna al Bologna, viene riscattato quindi dal Lille. Stiamo parlando di un difensore classe 92 che viene riscattato per una cifra pari a circa 2 milioni e mezzo di euro, quindi una cifra anche relativamente bassa. E Bologna che comunque già ha speso 6 milioni per Bonifazi, quindi a questi aggiungono anche 2,5 per Soumaoro, e quindi con 9 milioni ha fatto due colpi per il reparto difensivo. Buone, alla fine Bonifazi è un ottimo difensore, abbiamo già parlato, ma così come Soumaoro comunque quest'anno ha dimostrato di essere sicuramente un giocatore molto utile alla causa e che può comunque ancora dire la sua. Quindi sicuramente un colpo di buon livello, titolo definitivo, quindi secondo me ci può assolutamente stare anche perché le cifre non sono esorbitanti. Così come è un acquisto in prospettiva molto molto interessante quello di Van Hooijdonk, o Hooijdonk credo si dica. Comunque, a parte questo, è un colpo molto interessante perché Bologna non riesce a strappare le grinfie dell'Udinese, comunque che era molto interessato anch'esso a questo attaccante che ha fatto tanti gol soprattutto in Serie B olandese, soprattutto con la maglia del NAC Breda, comunque giocatore e attaccante di razza, ripeto è un bomber, segna molto, è comunque molto molto giovane perché stiamo parlando di un classe 2000, quindi comunque è una sorta di under, comunque potremmo definirlo un under secondo le varie liste, comunque almeno secondo quella della Serie B è un under, ma credo anche quella della Serie A. Firma comunque un quadriennale, arriva a titolo definitivo, è una scommessa e sicuramente secondo me comunque può fare tranquillamente bene, ripeto, una stagione ha fatto 23 gol in 29 partite, è un giocatore che quindi sa segnare, certo in Serie A il livello si alza di tanto, però è un giocatore che può comunque sicuramente far bene a Bologna. Detto questo, direi che possiamo parlare un po' di giovanili e partiamo proprio dal Bologna perché ci sono tre notizie per quanto riguarda, diciamo, diversi giovani. La prima è l'arrivo sempre in casa Bologna di Barta. Stiamo parlando comunque di un centrocampista classe 2003 che arriva comunque titolo definitivo dal Budapest Honved, squadra ovviamente ungherese. Colpo sicuramente interessante, è un 2003 molto giovane. Anche qui alta scommessa comunque che verrà diciamo inserito in seconda squadra comunque più che seconda squadra comunque in primavera e verrà fatto crescere comunque lì sicuramente. Poi altri due colpi sempre per quanto riguarda giocatori molto giovani. Il primo è un colpo in casa Cagliari perché arriva Obert. Stiamo parlando comunque di un difensore classe 2002 che arriva a zero, ex Samp, comunque uno dei perni della Sampdoria primavera. Durante questa stagione comunque si è svincolato, non ha rinnovato e quindi lo prende il Cagliari a zero. Sicuramente colpo di livello che qui verrà aggregato alla primavera e vedremo quindi cosa riuscirà a fare, ma comunque ha prospettiva. Così come Andonov, prestito, comunque giocatore che arriva e ritorna alla Fiorentina in realtà, ritorna con la formula del prestito sempre dal Levski Sofia, squadra comunque che bulgara anch'essa, che comunque ha girato Andonov in prestito alla Fiorentina Primavera la scorsa stagione e anche per la prossima la stessa operazione comunque è avvenuta. Quindi Andonov arriva alla Fiorentina in prestito. Stiamo parlando comunque di un portiere classe 2003, anche qui di prospettiva, che si aggrega così come ha fatto la scorsa stagione alla Primavera e sicuramente può far bene e può rimanere a Firenze ancora per crescere e magari poi essere riscattato ed eventualmente girato in prestito. Poi saranno ovviamente valutazioni che farà la società comunque di commisso, però diciamo che il discorso è quindi diversi colpi giovani. L'unica cosa che un po' mi dà fastidio è che non ci siano, diciamo, italiani, nel senso che va bene prendere giocatori scommessi dall'estero, ma ci sono tanti anche italiani che magari
non trovano spazio, comunque tanti giovani italiani che non, ma non tanto per una questione di razzismo, ma non è, sicuramente non è quello il discorso, è proprio un discorso di far crescere i vivai comunque di giocatori giovani italiani anche poi per la nazionale maggiore, per le nazionali, per far crescere il nostro calcio. Questo è un po' il discorso, si va a prendere sempre dalla Bulgaria o da questi paesi qui, non cresce tanto un po'. Comunque, questa è una scelta di marketing, se vogliamo, comunque, ma sulla quale non sono d'accordo. A questo punto però parliamo di Serie B. Tante tante notizie. La prima riguarda l'ufficialità del nuovo allenatore della Spal, che qui era una notizia comunque nell'aria, ma arriva l'ufficialità di Clotet. Stiamo parlando di un allenatore ormai ex Brescia, con cui ha fatto molto bene. Possiamo in realtà, ragazzi, definire una sorta di parallelismo con Baroni. Baroni è arrivato a Reggio, ha fatto bene. Clotet parallelamente ha fatto bene a Brescia, comunque riprendendo il Brescia e portandolo addirittura comunque a giocarsi i playoff, e comunque poi entrambi hanno lasciato per piazze comunque più ambiziose, se vogliamo. Brescia, Spal, non so comunque quale sia più ambiziosa, però comunque diciamo in questo momento a livello magari economico forse sì, è un salto di qualità se vogliamo per Clotet, sicuramente per Baroni sì, quindi diciamo che c'è una sorta di parallelismo. A parte questo, comunque l'allenatore di livello, lo ha dimostrato questa stagione. Vediamo cosa riuscirà a fare dall'inizio, perché questo è un aspetto molto interessante. È comunque un allenatore giovane, però è interessante vedere che cosa riuscirà a fare a stagione iniziata, cioè partire da zero con una squadra comunque con tante risorse, che però penso non verranno sprecate così come l'anno scorso, perché sicuramente la Spal avrà imparato dagli errori dell'anno scorso e credo farà una squadra magari basata più su giovani e meno che più low cost rispetto all'anno scorso. Questo è un mio pensiero. Comunque lui firma un annuale e vedremo un po' quello che riuscirà a fare. Sicuramente può fare comunque bene alla Spal. Sicuramente Clotet è un ottimo rinforzo, un allenatore che ha fatto bene, quindi può comunque secondo me confermarsi anche alla Spal. A questo punto però parliamo di un rinnovo in casa Lecce, perché Bleve rinnova fino al 2022-2023, quindi per un anno di contratto comunque in più per lui, portiere classe 95, adesso ve lo confermo anche, portiere classe 95 che firma quindi un annuale, tra l'altro giocatore che ha giocato per 6 mesi a Catanzaro la scorsa stagione in prestito, facendo anche diverse presenze, portiere non male, è un portiere discreto, comunque alla fine forse un po' un peccato vederlo come riserva, diciamo, a Lecce, però rimarrà comunque anche la prossima stagione come secondo, diciamo, di Gabriel. E ripeto, un po' peccato perché magari meriterebbe di mettersi in mostra e giocare titolare, però rinnova comunque con Lecce e rimarrà quindi in Puglia. A questo punto però parliamo anche di Frosinone, perché c'è un colpo molto molto interessante per il reparto di centrocampo. Arriva infatti Audi, centrocampista, non è la macchina, la targa di macchina, comunque centrocampista HOUD, come scriverò poi anche qua sotto. Ecco, a parte questo, comunque, centrocampista classe 2001 che firma un biennale con il Frosinone. Rinforzo sicuramente interessante. Scusate, un quadriennale, che biennale, un quadriennale. Con il Frosinone, rinforzo sicuramente interessante. È comunque un profilo under, un giocatore giovane che può tranquillamente crescere. Una scommessa, sicuramente può dare il suo contributo. Difficilmente giocherà subito da titolare, però comunque con il passare del tempo dovesse confermarsi. Potrebbe sicuramente fare bene, tra l'altro anche ex Livorno, ha giocato comunque anche in Serie C, comunque giocatore sicuramente con prospettive che potrebbe far bene. A questo punto parliamo di un altro giocatore molto interessante in prospettiva, perché arriva Saloma a Lecce. Stiamo parlando comunque di un esterno classe 2003, che arriva comunque da una squadra islandese, da una squadra, scusate, finlandese, l'Helsingin, squadra comunque finlandese, e stanno comunque under, anche qui molto molto giovane, che verrà aggregato alla primavera, visto che è un 2003 e in prima squadra non troverebbe ovviamente spazio. A questo punto però direi che possiamo continuare con un'altra ufficialità, questa in casa Brescia, rimanendo comunque sempre sui profili under. Arriva Tramoni per le parti centrocampo in casa Brescia, quindi colpo giovane Brescia che anche qui non va a spendere tantissimi soldi, comunque non va a spendere, almeno fino ad ora, comunque barcate di soldi per andare a prendere giocatori di grandissimo appeal, ma va a prendere comunque un giovane in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, un classe 2000, un centrocampista comunque di prospettiva, che comunque può far bene. Sicuramente già ha dimostrato comunque durante l'arco della sua carriera di essere un buon centrocampista, vedremo cosa riuscirà a fare comunque
in un'esperienza che sarà complicata perché ovviamente avrà tante pressioni, una piazza comunque molto importante per la categoria, però sicuramente è molto giovane e può comunque tranquillamente crescere comunque sotto la guida di Inzaghi. Comunque è un 2000, quindi ripeto, in prospettiva può far bene e buono anche comunque da parte del Brescia che ci sia anche il diritto di riscatto che comunque permette di eventualmente riscattarlo dovesse fare molto molto bene. E chiudiamo con la Serie B con una notizia in casa Ascoli perché si va alla ricerca di una prima punta di peso che possa comunque garantire tanti gol e 6 punti, in questo senso a Marconi. Marconi che ha vissuto comunque una stagione un po' particolare, vista la squalifica comunque per frasi razziste, comunque diciamo extracampo, comunque cose che scendono comunque dal campo, attaccante che in B ha sempre fatto bene, con la maglia del Pisa è arrivato anche in doppia cifra l'anno scorso, quest'anno invece comunque no, è giocatore comunque di categoria, è un classe 89, quindi ha anche esperienza. Sicuramente non sarà semplice portarlo via da Pisa, anche se comunque il Pisa sembrerebbe essere intenzionato a cederlo. E si parla tra l'altro anche di Pettinari, di Di Carmine anche al Pisa per sostituirlo, però ripeto, l'Ascoli punterebbe molto a lui, per il reparto offensivo sarebbe la prima punta di peso comunque che serve, probabilmente comunque all'Ascoli, e potrebbe diciamo affiancare Dionisio o eventualmente anche sostituirlo, dovesse andare Dionisio comunque al Bari. A questo punto spostiamoci però in Serie C, diverse notizie, infatti c'è un rinnovo in casa reggiana, perché Rozio rinnova con la Reggiana, stiamo parlando comunque di un difensore classe, vediamo se lo trovo, di un difensore classe 92, che rinnova comunque per i prossimi 2 anni, quindi biennale di contratto per lui, rinnovo sicuramente importante per il capitano comunque della Reggiana e un giocatore comunque l'anno scorso non ha sicuramente fatto bene, però comunque garantisce esperienza e per la categoria è un ottimo difensore che andava comunque confermato e quindi ha fatto bene a confermarlo. Ma si fa un colpo per il reparto offensivo veramente veramente intrigante perché arriva Guglielmotti dal Renate. Colpo veramente interessante per la Reggiana, attaccante classe 94 che comunque firma un biennale con la Reggiana, è un esterno più che altro d'attacco, più che è un attaccante comunque rientra ovviamente negli attaccanti, ma non è tanto comunque una prima punta quanto più un esterno offensivo. Sinceramente lo reputo un ottimo colpo di calcio mercato perché comunque adesso vado a vedere anche lo score, comunque il gol che ha fatto quest'anno, però è un giocatore che comunque Renata ha sempre fatto bene, soprattutto durante questa stagione, conosce molto bene Diana perché l'ha avuto a Renate, quindi anche qui conosce l'allenatore, quindi può ambientarsi in meno tempo, può comunque esprimersi così come ha fatto a Renate ed è un colpo ragazzi veramente veramente importante, quindi colpo per il reparto esterni veramente importante. A Renate adesso ha fatto 8 gol, no scusate 9 assist e 8 gol, no in realtà in carriera, però comunque ripeto un esterno che può fare sicuramente bene a Reggio Emilia. A questo punto direi che possiamo continuare comunque con un'ufficialità in casa Modena perché arriva Baroni, giocatore che si svincola comunque, difensore che si svincola dal Frosinone e subito si accasa al Modena. Classe 98, firma un triennale con il Modena. Altro colpo di calciomercato del Modena di Rivetti che comunque sta facendo tanti colpi, ovviamente sta programmando quindi la prossima stagione che sarà comunque ovviamente una stagione in cui vorrà probabilmente comunque arrivare alla vittoria del campionato. C'è comunque Tessari in panchina, quindi un allenatore comunque importante per la categoria. Comunque Baroni rappresenta un buon colpo di calciomercato. Non ha fatto tante presenze a Frosinone l'anno scorso, però comunque è giovane, può crescere, vedremo se comunque giocherà titolare o meno, però probabilmente partirà almeno inizialmente dalla panchina. A questo punto direi che possiamo parlare di la Madonna. Possiamo parlare comunque, l'ho sputato pure dappertutto, spero che pulisco un po', vabbè, mamma mia. A parte questo, comunque possiamo parlare di un colpo in casa Renate, perché arriva il nuovo attaccante, che non è che sostituisce Guglielmotti, perché poi sono comunque due ruoli abbastanza diversi, però arriva un rinforzo del reparto offensivo per i Renate di Parravicini, e arriva Maestrello dalla Fermana. In realtà lui è arrivato comunque, è arrivato già la scorsa stagione, scusate, è arrivato la scorsa stagione in prestito con diritto di riscatto dalla Fermana, questo riscatto viene esercitato da parte Renate e quindi si conferma anche per le prossime 2 stagioni. Stiamo parlando comunque di un attaccante classe 93 che, ripeto, ha fatto tutto sommato abbastanza bene l'anno scorso. Questi comunque 7 gol che ha messo
a segno comunque hanno fatto sì che la società decidesse comunque di confermarlo anche con un nuovo mister, cioè Pallavicini, ma comunque un attaccante che può far comodo e sicuramente comunque può dare il suo contributo anche per le prossime stagioni. E in questo momento quindi è a titolo definitivo, cioè comunque è stato comprato a titolo definitivo da parte del Renate. A questo punto però direi che possiamo parlare di altre ufficialità e parliamo quindi di un colpo in casa Mantova perché arriva Agbogui. Stiamo parlando comunque di un terzino classe 2001 che quindi firma un contratto con il Mantova, in realtà non viene specificato la durata, non è stata specificata la durata, però comunque è un profilo under, un giocatore che viene tra l'altro dalle giovanili della Sverona, quindi dalle giovanili di una squadra comunque importante. È un profilo, ripeto, under, quindi molto giovane che può crescere, un rinforzo sicuramente interessante per il reparto terzini, anche e soprattutto perché è arrivato a titolo definitivo. E a questo punto, l'ultime due notizie. La prima riguarda un'ufficialità in casa Virtus Bekamp, perché Mazzuolo rinnova con la Virtus Bekamp, comunque stiamo parlando anche qui di un terzino classe 2001, quindi così come Agbogui, rinnova con la Virtus per i prossimi 2 anni. No, scusate. Sì, no, mi sono confuso, avevo letto, avevo scritto, sì, è un terzino, non è un portiere, avevo scritto portiere, non so perché, comunque è un terzino, e anche qui, ripeto, sicuramente rinnovo importante, giocatore comunque molto giovane che può crescere e che rimarrà comunque con la Virtus Bekamp, dopo aver fatto una stagione in cui ha collezionato comunque diverse presenze, rimarrà anche per le prossime stagioni. E chiudiamo con una notizia in casa Albino Leff che comunque dovrà ripartire senza allenatore perché Zidane è andato via, e diversi giocatori comunque potrebbero andare via, Mondonico, Canestrella è andato via e diversi altri potrebbero partire, Cori no perché è stato confermato, ha rinnovato qualche settimana fa, uno che potrebbe andare via è Gabbianelli, quello che ha segnato comunque il gol del 1-0 nella semifinale di ritorno comunque ad Alessandria, tra l'altro un ottimo gol ha fatto, un centrocampista di buon livello, buona tecnica, è più, non dico un regista, però comunque è un centrocampista con buone e ottime qualità tecniche, quindi comunque più offensivo, diciamo, possiamo definirlo più un trequartista. È comunque un classe 94, quindi ne più nella carriera. E sarebbero interessate Monterosi e Trento, due neopromosse dalla Serie D che potrebbero comunque volerlo per comunque garantire titolarità. Ecco, dovesse andare in queste due squadre, da titolare potrebbe sicuramente fare, secondo me, bene, perché è un giocatore che, se messo nelle giuste condizioni da titolare, secondo me potrebbe comunque fare veramente, veramente molto bene. A questo punto mi fermo. Ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao, ragazzi.